dove non arrivano le istituzioni, arriva la solidarietà. E qui nel Matese, nell'Alto Casertano, è davvero tanta in queste ore dove la paura del contagio da coronavirus ha preso il posto su tutto. Una bellissima storia di solidarietà, appunto, arriva da una tappezzeria di Piedimonte Matese, il cui titolare Giuseppe Vetere si è messo a cucire mascherine ormai introvabili a prezzo da capogiro, mascherine che Giuseppe regala senza pretendere nulla in cambio da nessuno, né le spaccia per il miglior prodotto sul mercato, ma semplici mascherine, così come semplice il suo gesto che sta facendo pur di aiutare gli altri. Noi l'abbiamo incontrato e sentite che cosa ci ha detto. L'idea l'ha avuta mia cognata, socia dell'azienda, e che stando su Facebook praticamente ha visto un post dove un tappezziere, un collega di Grosseto, ha avuto l'idea, diciamo, di fare queste mascherine artigianali. Insomma, abbiamo in un certo senso copiato questa idea. Perché avete deciso di donarle gratis? Donarle gratis perché mi sembra ingiusto farle pagare in un momento così critico di questa situazione che si è creata qua in Italia. Non avrei il coraggio di prendermi pagato, insomma. Chi vi richiede le mascherine? Ma tutti, dai vigili urbani, dai dottori, dai carabinieri, finanza. Con che materiale sono realizzate? Sono realizzate con, sempre guardando il video del collega di Grosseto, abbiamo visto che lei faceva in TNT. Siccome le ha fatte visionare dall'ASL e dato l'ok, abbiamo utilizzato anche noi il TNT, un materiale idoneo per questa mascherina. Si possono lavare, quindi riciclabili, si lavano tranquillamente e si possono riutilizzare senza problema. Quanto tempo impiega per realizzarne una? Ma il tempo più o meno all'incirca un paio di minuti, insomma, dal taglio alla cucitura al prodotto finito, insomma, un paio di minuti. Com'è possibile richiedere le vostre mascherine? Le mascherine le potete richiedere tramite la nostra pagina Facebook, MV Arreda, e ci sono tutti i nostri contatti. Un messaggio per chi specula sulla loro vendita? Io penso che se persone che fanno questo non hanno cuore, non hanno mai provato nulla di buono, quindi io le faccio tranquillamente gratis perché mi sento proprio di dare una mano al mio paese e a tutti che hanno bisogno.